ragazzi, bentornati qui per i Tobby, sono sempre il vostro Merca e oggi siamo qui con un nuovissimo spacchettamento Yu-Gi-Oh! Ragazzi, siamo per un po' che non ci sentiamo, è l'ora di aprire qualcosa di Yu-Gi-Oh! Ovviamente. Oggi è uscita la nuova espansione, che è Duellanti Leggendari, eccola qua. Lo faccio vedere qua davanti e qua sotto. Tra l'altro ragazzi, mi è tornata la fotocamera quella bella, quindi avremo i video con qualità migliore rispetto a quelle di prima, perché veramente quella di prima era una cosa oscena. Allora ragazzi, che dire, questa è un'espansione molto particolare perché ci sono 5 pacchetti, sì, 5 pacchetti, ciao, 5 carte per ogni pacchetto, e quando trovate la rara avete 4 comuni e una rara. Invece quando avete la super, la ultra, trovate 3 comuni, una rara e una super, la ultra, quindi è, diciamo, trovare una ultra è tanta roba perché avete più carte rare, ok? E questa è l'unica cosa da dire. Come espansione il 90% delle carte sono tutte ristampate perché sono quelle vecchie, vecchie, vecchie. Infatti qua, come possiamo già vedere davanti, abbiamo lui che era in teoria si chiama Pegasus, forse, se non mi sbaglio, e aveva il limite dei 1000 occhi. Invece questi sono il limite dei 10.000 occhi, hanno cambiato, non sono 0 in più, giustamente. Detto questo, direi subito di andare ad aprire. E tra l'altro devo dire una bella cosa: non apriremo un box solo, faremo come Pokémon, non so se vi ricordate, ma andremo ad aprire ben 5 box, quindi 4 di questi più questi, quindi avrete 5 video per 5 giorni diversi, in teoria uno ogni giorno se riesco a montarli e farli, però credo di sì, dai, ce la possiamo fare. Ok, detto questo, direi di andare ad aprire le bustine. Allora, ci sono, andiamo, scusa, a leggere qua, 5 carte per bustina e 36 buste per box, quindi direi subito di andare ad aprirne una e velocizzare il tutto, raga, perché sennò non finiamo più. Abbiamo Drago Panzer, Drago Armato, Limite dei 1000, Struttura Ingranaggio Antico, che questa è una rara nuova tra l'altro. Queste che abbiamo appena visto sono tutte carte ristampate, se voi seguite bene Yu-Gi-Oh! Sicuramente lo riconoscete. E poi abbiamo questo, che è il nuovo Golem, Golem Megatonico, cioè ragazzi, che nome figo che ha, Megatonico. Megatonico non prende più fuoco, maledizione, Ingranaggio Antico, che è fighissimo. Ok raga, andiamo subito a velocizzare tutto perché abbiamo 37 pacchetti da aprire. Ok, Pegaso, tra, mamma, quante carte vecchissime ragazzi, i tempi quando ci giocavo. E questa è una carta nuova, Ojama Massimilazione, oddio che nome. Qui dentro abbiamo un po' di carte Ojama, un po' di carte Mondo Toon, Mille Occhi, Golem, soprattutto tante per i Golem. Oh, e Cristallo, Bestia Cristallo, infatti abbiamo trovato una Ultra Legame Cristallo. Ok, molto carina, non so cosa faccio ragazzi, ma sicuramente voi siete più esperti, no. Io non gioco più Yu-Gi-Oh! Dall'era dei dinosauri praticamente. Vermesca, Drago, mamma che bello quella. E qui, oddio, eccolo qua ragazzi, c'è neanche farlo apposta. Super Drago Arcobaleno, questo è il Drago Arcobaleno, questa è la sua evoluzione, cioè guardate quanto è bello. 4000 d'attacco, l'effetto l'ho letto prima perché l'ho trovato anch'io prima nella bustina, non è un granché, dico la verità, però sicuramente avrà qualche combo anche lui. Drago Revolver, Ojama. Adesso andiamo subito a, magari saltiamo tutte le comuni senza neanche leggere ragazzi, e poi andiamo direttamente alla rara super o ultra. La rarità massima in teoria è la ultra, non si trovano secret, le ultimate non le fanno mai più da tipo anni, quindi niente da fare. Ecco qua, tipo, se trovate la quarta che è rara, sotto avete o una super o una ultra. Questo insetto è la regina trasformata tra l'altro, quindi hanno aggiunto una evoluzione su tutti i deck vecchi nei vecchi tempi praticamente. Mille occhi e il BM4 ragno esplosivo, che una volta era comune, carta gialla era tipo. Ok raga, utilizziamo il tutto, andiamo subito magari alle ultime due carte, che abbiamo una struttura ingranaggio e un insetto regina. Le carte sono in tipo una cinquantina ragazzi, quindi si molte. Ogni pacchetto che apriamo troviamo carte che abbiamo già visto tipo nel primo pacchetto, perché sono tutte uguali praticamente. Ok, ho già una match, infatti non posso vedere, abbiamo già trovato un botto di carte. Ecco, era regina, cristallo, dai dai, velocizziamo, ragazziamo. Oh, questo non si ha questo pacchetto, ok. Golem, rimozione, grande falena, paranoia, parassita e illusione dei 10.000 occhi. Infatti, come potete vedere, non so se si riesce a vedere bene, ma ecco così, sì, sicuramente così, sì. Illusionista dei 10.000 occhi, non più 1000, ma 10.000. E questa è una delle carte che sono raffigurate, tra l'altro, nel pacchetto, che è questo qua, qua sotto, che è lui. Adesso andiamo a cercare magari anche l'altro,
che quell'altro è il limite dei 10.000 occhi, si chiama. Questa è la carta ristampata, cioè, guardate qua. Magus senza volto, sì. Che era un'altra era super addirittura. Andrò armato livello 5, il golem, lo zama match. Ojama, la rimozione, Ojama, e questo è il nuovo drago armato cannone catapulta. Praticamente si usano XYZ, sì ragazzi, quelli vecchi. Che tra l'altro questo è quasi impossibile giocare, cioè bisogna usare la WXYZ cannone drago catapulta, quindi l'ultima fusione di quelle vecchie, più il drago armato livello 7. Cioè tipo, ok, deve essere troppo forte, se no non ha senso evocarlo, cioè. Cioè è impossibile praticamente. Ok, già la match. Allora, abbandono, macchina, golem, rito illusione nera, e poi abbiamo una rara. Infatti quando troverete la quattro carte comuni, sapete sicuro di non aver trovato praticamente nulla. Abbiamo armato, rimozione. Attenzione, il nostro insetto è Drago Revolver Desperado. Cioè ragazzi, hanno ristampato il Drago Revolver e l'hanno fatto disperato praticamente. Cioè disperato. Adesso controllo un attimo, si vede. 2008, sì, è come quello vecchio ragazzi, Drago Revolver, non so se lo riconoscete. Adesso qua dentro, se non sbaglio, ci dovrebbe essere. Magari se lo troviamo, lo faccio vedere. A parlare l'abbiamo trovato. Questo era il vecchio Drago Revolver. Cobaleno, Ojama. Verme, fusione fortissima, un altro ingranaggio, abbandono, Ojama, rilascia il truppo, è il mondo tomb, no, questo è il regno tomb ragazzi, questa è una carta che, cioè, sembra stupida, ma oltre che essere forte, è pure difficile da trovare, infatti nell'espansione quando era uscito tutto tomb non si trovava praticamente mai. Fusione, R4, ok. Regina, mille occhi, golem, rimozione, Ojama pigiama, Ojama pigiama. Cosa farà? Drago armato, verme, rito, beh, il solito insetto, e abbiamo ritrovato il drago armato cannone catapulta, che tra l'altro per evocarlo è quasi impossibile secondo me, perché bisogna usare anche lui, il drago armato livello 7, cioè livello 7 ragazzi, che è la penultima evoluzione, perché poi c'è il livello 10 e poi abbiamo finito. Ecco, questa è una nuova fusione abbandono, molto molto forte per il deck abbandono, infatti secondo me si giocherà tantissimo quella carta lì. Drago Panzer, Ojama, praticamente questa carta l'ho letta prima, fa lo stesso effetto di abbandono, solamente che puoi usarlo su un altro mostro che vuoi. Se posso giocare giù lui, attivo questa e fa tipo abbandono. Abbiamo nulla, fusione, un altro Ojama. Ok, cavalletta, abbiamo una ultra ragazzi, eh? Abbiamo una ultra, vediamo cos'è. Eccolo qua, il limite dei 10.000 occhi ragazzi, guardate quanto è bello. Graficamente molto molto bello rispetto al 1000 occhi secondo me. Bellissimo. E abbiamo trovato praticamente tutti i due protagonisti, diciamo così, del box. Ok, drago, questa è nuova, perdoni metallici pesanti. Ok. Limite, mi sa che abbiamo, cioè, praticamente ragazzi, se volete collezionare questa serie, un box, aspetta che non vorrei che ho trovato una super, no, ok, come, e vi completate praticamente la collezione, se non per 2-3 ultra rare, perché come potete sapere almeno le ultra rare si trovano sempre diverse in ogni box, giustamente, se no. Drago armato, livello 5, livello 7, tra l'altro, neanche farlo apposta. Ultimi due pack ragazzi. Golem, Ojama, drago armato livello 3, albero di cristallo, insettino, golem, rimozione, fusione, drago arcobaleno, BM4, e come ultimo pack troveremo il nulla. Vabbè, proviamo a trovare magari la ulta, che ne sappiamo noi. Sfera, grande falena, abbandono, struttura e... no, è la ultra no, ma la super sì, il drago armato cannone catapulta. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel po' di like, perché... poi andremo ad aprire 1, 2, 3, 4 box, quindi questo sarà il primo video dei 5. Quindi detto questo, direi di ritrovarci al prossimo appuntamento. Like, e noi ci vediamo dopo. Bella raga!